Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale di Campo Calabro. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Campese-San Giorgio. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F, Calabria. Il San Giorgio si schiera lato monte, casacca bianca, pantaloncini e calzettoni neri. La Campese invece maglia canarina, diciamo così, lato mare. Siamo per entrare nel secondo minuto del primo tempo. In testa alla classifica di questo girone c'è proprio il San Giorgio, Extra, è un quartiere di Reggio Calabria. Contende con successo il pallone Cara, che spedisce in fallo laterale. E c'è anche una leggera rappresentanza. L'arbitro è il signor Francesco Azzarà della sezione di Reggio Calabria, che assegna una rimessa laterale a favore della formazione di casa, che cerca di incunearsi ora nel cuore della difesa. Andava in bel dribbling Sartiano, ancora lui incespica sul pallone, guadagna una rimessa laterale, lascia al compagno, sono in compagnia di Luigi Palamara. Bene, sì, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Questa è una partita importante, una partita per il San Giorgio molto importante, un San Giorgio che sta dominando il campionato qui a Campo Calabro con la Campese. Adesso vediamo dopo questi primi minuti cosa accade e ve lo racconteremo. Ecco, sarà soprattutto una partita agonistica, perché mi sembra che il fondo del campo, del terreno, non sia proprio di quelli, come si dice, che si può giocare sul tappetino. No, non è un tappetino, ma non è neanche malaccio, è un terreno in terra battuta, però abbastanza morbido, quindi la tecnica non viene danneggiata. Intanto un gran tiro del numero 11 del San Giorgio, parata senza difficoltà, per dire il vero, da parte del portiere della Campese. Il numero 11 non è uno qualunque, è Manglaviti, che proviene
Proviene dalla Cillese, ma ha giocato anche in eccellenza nel Bacalà. Ecco, adesso poi prenderò nel corso della partita dimestichezza con i nomi e quindi vi racconteremo meglio. Intanto ancora non abbiamo visto come sono disposte le squadre, che tipo di disposizione hanno in campo. Beh, il modulo si parte con il 4-4-2 classico, che può diventare 4-3-2-1 o 4-3-1-2 e perfino 4-3-3. Anche 7x8 va bene lo stesso. Intanto fino a questo momento siamo per entrare nel terzo minuto del primo tempo. Fino a questo momento si è visto solo un gran tiro in posizione centrale scoccato da Manglaviti poco dentro l'area, sul quale si è accartocciato il portiere locale Guida. Intanto l'arbitro assegna il primo corner della partita a favore della formazione di ospite. Sì, seguiamolo con attenzione, vediamo se ha dei buoni saltatori il San Giorgio e come se la cavano i difensori della Campese. Grappolo di uomini in area, sta per partire il cross. Palla che staziona ancora sulla mediana. C'è un lancio in avanti, in duello aereo alla meglio la difesa locale, ma insiste ancora in avanti la formazione ospite con il difensore di fascia destra Pezzimenti, che ora zoppica piano piano, si avvicina alla panchina. Un intervento fortuito sanzionato dall'arbitro a favore della formazione ospite. Sta per partire il cross, ma effettuato da distanza irregolare. Interviene l'arbitro, il direttore di gara, il signor Francesco Azzarati, Reggio Calabria, che assegna un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Belluno. Fischio arbitrale, parte il cross, intercetta un difensore, palla fuori area, si trattava del capitano, il mezzo sinistro Cara. Il gioco riprende con una rimessa laterale a favore della formazione di casa, con questo lancio in avanti in direzione di Enrico. Sono minuti di studio. Intanto è terminato a terra un giocatore ospite, si tratta del laterale a sostegno Belluno. Scontro all'altezza della linea centrale del campo, l'arbitro autorizza l'ingresso del massaggiatore. Tutti intorno all'arbitro e al giocatore rimasto infortunato, si tratta del numero 4 Belluno. Ecco, vediamo che si è rialzato il numero 4 Belluno, abbiamo detto, del San Giorgio, solo un brutto colpo in uno scontro fortuito con un avversario, niente di che, solo un acciacco alla costola. Intanto questi primi minuti, come diceva prima Domenico Salvatore, sono serviti solo a studiarsi, riescono a giocare poco con la palla a terra, evidentemente ancora devono prendere le misure e comunque riscaldarsi, perché il freddo qua a Campo Calabro oggi è notevole, quindi c'è difficoltà nel riscaldarsi, nel riscaldare i muscoli. Il dirimpettaio Etna ogni tanto fa partire qualche soffione siberiano. Qualche soffione caldo, uno si augura, sì, comunque fa freddo.
intanto c'è un cross sotto porta, libera la difesa con i vari Mazzola, Canà, Ranieri, ma la palla rimane lì, c'è un colpo di testa da parte del mezzo destro Minniti, ancora Minniti in possesso di palla con questo cross d'esterno destro che non raggiunge Salvatore Rappozzolo, capo cannoniere del campionato con 19 reti. Sì, una nostra vecchia conoscenza, un gran bel giocatore, 6-7 anni fa militava in eccellenza, segnava anche lì raffiche di gol, adesso anche se l'età è avanzata comunque sta dimostrando. Il fiuto del bomber c'è sempre. Sì, sì, gli è rimasto, non a caso ha quasi più di 20 gol, comunque vicino ai 20 gol, per cui Sasso Rappocciolo sicuramente è un bel giocatore da vedere, soprattutto in queste categorie è sicuramente un lusso. Minuti 10 nel corso del primo tempo, 0-0 a Campo Calabro fra la Campese e il San Giorgio Extra. Parte un cross verso Rappocciolo addosso la veemenza del numero 5 sanzionata dall'arbitro con un calcio piazzato dal limite. La Campese ha avuto i tre punti a tavolino, diciamo, col Condofuri, però ancora la classifica non è di tutta tranquillità, quindi ha bisogno di raggranellare dei punti preziosi per la sua salvezza senza passare dalla lotteria dei play-out. Parte il cross, palla che rimane lì, poi un difensore sparacchia alla meno peggio, guadagna una rimessa laterale il mezzo sinistro Sartiano lascia il compito a Paturzo, ancora Paturzo con questo cross in avanti intercettato da Enrico che mette il pallone in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo. Abbiamo superato i 10 minuti nel corso della prima frazione di gioco al comunale di Campo Calabro, è sempre 0-0 fra Campese e San Giorgio. Rimane dolorante a terra ancora Paturzo, ha avuto la peggio nel duello aereo. L'arbitro intanto ha fermato il gioco a termine di regolamento e poi farà assegna la rimessa laterale alla squadra di casa. Sulla linea di battuta c'è Chiarella, accanto a sé i compagni Mazzulla, Canà, Ranieri, Attizano. Parte questo restituita la palla cavallerescamente, è una partita assolutamente corretta fino a questo momento. Viaggiamo intorno al quarto d'ora del primo tempo, sempre 0-0 al comunale di Campo Calabro fra la Campese e il San Giorgio capolista. Non è il testa coda, però la Campese ha bisogno di raggranellare punti preziosi per la sua anemica classifica. Sì, però già in queste prime battute si vede che il San Giorgio spinge, si vede che è squadra più forte, anche meglio disposta in campo, per cui alla lunga secondo me prevarrà il gioco del San Giorgio più ordinato, poi il campo vediamo se smentisce questa previsione. Ci avviamo verso il quarto d'ora nel corso del primo tempo, sempre 0-0 a Campo Calabro fra la Campese, squadra locale, e il San Giorgio, quartiere sulle sponde del Calopinace. Ecco, il San Giorgio mi sembra che giochi con un 3-5-2, quindi vuole fare la partita sicuramente, si espone in difesa mettendo 5 uomini a centrocampo e 2 veloci in attacco. Parte il contropiede ospite,
l'arbitro è lì a due passi e non ha difficoltà, c'è una protesta e quindi appare come per magia il famigerato cartellino giallo. Sì, prima ai danni del capitano il mezzo sinistro Cara. Sì, molto probabilmente non tanto per il fallo ma per la protesta successiva, quindi tutto sommato se l'è cercato ed è stato ammonito. Il gioco riprenderà con un calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Francesco Azzarà, della sezione di Reggio Calabria, a favore della formazione ospite. Abbiamo superato il quarto d'ora, sempre 0-0 a Campo Calabro. Solito grappolo di uomini in area, parte un cross, un'incornata di un difensore, palla fuori aria, c'è stata una ciabattata dal limite, palla che rimane ancora lì, si impenna, saltano 3-4 giocatori, la palla ha superato la linea laterale, quindi sarà il mezzo sinistro ospite Sartiano a mettere in movimento Manglaviti. È stato atterrato, ma non può trattarsi certamente di calcio di rigore. Comunque Manglaviti è un cliente da tenere. Da marcare stretto, perché comunque è sempre un pericolo. Sì. Continuo il discorso di prima, il San Giorgio sta prendendo le misure sempre più, sempre ben posizionato, la Campese rilancia alla meno peggio, però sempre tra i piedi dell'avversario, per cui ripartenza e riproposizione continua del San Giorgio. Manovra ora il centrocampo ospite, questo è il mezzo sinistro Sartiano, supera la linea centrale del campo, cerca di mettere in movimento Manglaviti. Invocavano la concessione della rimessa laterale, non è dello stesso avviso l'arbitro, il signor Francesco Azzarà. Il gioco riprenderà con una rimessa a favore della formazione locale. Ci avviamo verso il 20° minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 al comunale di Campo Calabro fra Campese e San Giorgio. Si propone ora con questo lancio in zona morta, esce Ienuso, vecchia conoscenza dei campi di gioco, portiere col bollino blu. E quindi il gioco riprenderà con una semplice rimessa a bordo campo, si incarica il difensore di fascia destra Chiarella con questo lancio in avanti, spazza la difesa, palla che ha superato la linea centrale del campo ma anche la linea laterale sinistra, quindi sarà, ha superato tutte le linee in sostanza anche la linea Maginot, ma in questo momento la rimessa è stata affidata dall'arbitro Azzarà di Reggio Calabria a favore della formazione locale. Un colpo di testa da parte del laterale a sostegno Laganà, Sartiano lotta caparbiamente su ogni palla, questi è Minniti che cercava di mettere in movimento Manglaviti sul settore di sinistra, palla in fallo laterale alla tre quarti campo, ma saranno sempre gli ospiti a batterla. Pericolo, sì, fallo al limite dell'area, cercato da Sasso Rappocciolo, ha seminato scompiglio tra la difesa avversaria e quindi ha costretto gli avversari al fallo, quindi sicuramente da seguire con attenzione questo calcio di punizione dal limite. Fitta barriera davanti a Guida, ci sono Chiarella, Mazzula, Canarra, Niera, Tisano, Saitta, praticamente Cara, praticamente 21 giocatori nella metà campo avversaria.
Sì, una ressa di uomini, sicuramente la posizione è favorevole sia per un mancino che un destro. La palla è sulla lunetta, c'è Sartiano in zona, c'è anche Saso Rappocciolo, dialogano i due, finta di Rappocciolo, tiro di Sartiano e la palla colpisce l'incrocio dei pali. San Giorgio vicino alla marcatura. Grandissima occasione, calciato benissimo, veramente meritava qualcosina in più. Comunque il San Giorgio sta premendo, di questo passo a momenti arriverà il gol. Tutto questo quando sono passati oltre 20 minuti nel corso della prima frazione di gioco a Campo Calabro, è sempre 0-0 fra Campese e che mira. È sintomatico che il portiere ospite Ianuso abbia timbrato il cartellino della disoccupazione presso il locale ufficio di collocamento. Sì, questo lo ignoriamo, ma presumiamo di sì. Insiste ancora in avanti la formazione ospite alla ricerca del gol dell'1-0, cerca di sbloccare, rimane a terra Dolorante, un giocatore e il mezzo sinistro, anzi si trattava di Sartiano che ha messo volontariamente il pallone in fallo laterale per consentire all'arbitro, per autorizzare l'ingresso del massaggiatore che ancora non arriva. Sì, Sartiano ci sembra un bel giocatore, adesso bisogna capire di che anno è. È un bel giocatorino, buona tecnica, velocità, salta l'uomo facilmente, insomma ci sembra. È caparbio e tenace su ogni palla. Sì, ma al di là della caparbietà una buonissima tecnica e sicuramente fino a questo momento uno dei migliori. Restituito cavallerescamente il lontano, Ianuso finalmente riesce a colpire una palla. Sì, finalmente sì, se no le ragnatele e le mosche la fanno da padrone. Ancora Sartiano, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, palla sul destro, cross sotto porta, pericolo, deve uscire Guida, ma la palla staziona ancora lì. Sartiano colpisce d'esterno, c'è ancora un lancio di Caridi. Questi è Paturzo che chiama in causa il lontano Ianuso, controlla d'interno, mette in movimento Caridi dalla parte opposta, questo lancio in profondità non riesce ad addomesticarlo, però in un secondo tempo lo recupera, poi lo perde. È il Campo Calabro che cerca di portare la minaccia sul settore di sinistra, palla sul sinistro, cross a centro, intercetta Belluno, ma ci ha provato almeno per una volta. Sì, è un tentativo, ma comunque era, la difesa del San Giorgio era ben coperta, sono sempre in superiorità numerica, per cui anche se salti l'uomo ce ne sono altri due che ti aspettano. Insomma, la Campese sempre è comunque in inferiorità numerica, sia in attacco che in difesa. Poi nel calcio tutto può essere, magari da un'azione così come questa può nascere l'episodio, che però fino a questo momento le cose più interessanti le ha fatte vedere il San Giorgio. Ecco la Campese che guadagna un calcio di punizione sulla fascia sinistra. Calcio di punizione che l'arbitro decreta all'altezza della tre quarti campo, quasi del vertice sinistro della linea mediana. Sì, adesso vediamo, sicuramente sarà un cross più che un tiro da quella posizione, e dai cross da lì tutto può. Questa volta a parte invertite 21 giocatori. Sì, ci sembra il numero 7 abbastanza lungo, quindi ci sembra. Vediamo se ne esce qualche bel colpo di testa. I 21 giocatori questa volta sono nella metà campo del San Giorgio. Sì, a parte invertite siamo nell'altra metà campo. Solito grappolo di uomini in area.
ci vanno smarcando i vari Saitta, Ciriniti, Costa, Cara, Enrico, parte un cross, rete. Ecco l'episodio di cui parlava, ecco, Luigi. Smentito clamorosamente da quella posizione, ha fatto un gol pazzesco, incredibile. E questo è il calcio, nel senso che da lì... Un gollazzo, direbbe José Altafini. Sì, un gollazzo veramente da una posizione difficilissima, veramente deve essere un cecchino micidiale. Il tiro della domenica, anzi del sabato. Sì, sì, bellissimo gol, veramente da un euro gol, complimenti. Campese in vantaggio al 25esimo del primo tempo. L'autore del gol dovrebbe essere il la risposta della capolista è affidata a un altro calcio piazzato. Sì, anche questa è una posizione interessante, seguiamo il tiro. Grappolo di uomini in area, sulla linea di battuta c'è il mezzo sinistro Sartiano, mentre il gol dovrebbe essere stato realizzato da Enrico, poi avremo maggiori chiarimenti. Grappolo di uomini in area, 21 giocatori questa volta nella metà campo avversaria. Parte il tiro, rete! Un gran gol! Fotocopia di Sartiano. Un gran gol veramente di Sartiano, veramente strepitoso, il portiere nulla ha potuto, ha solo tentato di metterci una pezza, ma veramente un gran bel gol, due gol splendidi, tutti e due su calci piazzati, 1-1 tra San Giorgio e Campese che stanno facendo spettacolo in campo. La Campese nell'unica occasione da rete è riuscita a fare breccia nella porta di Chienuso. Sì, poteva solo fare breccia attraverso un calcio piazzato e ha sfruttato nel migliore dei modi l'occasione. Mentre la formazione ospite del San Giorgio, a parte il gol, ha avuto due, tre occasioni da rete, sì, compreso il palo all'incrocio. Sì, 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 ha avuto tante occasioni, però nel calcio valgono solo quelle che vanno dentro la rete. Palla entra quando Dio vuole, diceva Mujahedin Bosco. Sì, 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 noi lo confermiamo, non smentiamo Bosco. Dunque la risposta della capolista c'è stata. Sì, adesso vediamo un po' come si sviluppa la partita. Sicuramente fino adesso si è vista la superiorità del San Giorgio. Non a caso, secondo me, è la squadra capolista di questo girone. La partita comunque la partita si è aperta. Partita completamente aperta a questo punto. Sì, 1-1 e palla al centro. No, siamo adesso quasi alla fine del primo tempo, quindi vediamo il secondo tempo. C'è una rimessa laterale a favore dei Canarini. Ci avviamo verso la mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco, 1-1 per i gol di Enrico al 25esimo e Sartiano al 26esimo. Due gol nello spazio di un minuto. Sì, 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 due gol, tutte e due bellissimi, tutte e due su calcio piazzato. E adesso le squadre sicuramente giochicchieranno prima di andare al riposo. Intanto le proteste di troppo fanno fioccare un altro cartellino ai danni questa volta del numero 6 locale e ospite, Caridi.
Sì, insomma, ammonizioni gratuite che si possono risparmiare, poi magari peseranno durante il corso del campionato, devono assolutamente evitare di essere ammoniti per questo motivo. Un altro calcio piazzato, questa volta dalla parte opposta, vertice destro dell'area, parte il cross, palla spazzata, la rincorre senza successo Saso Rappocciolo, una palla che viscida, che è schizzata proprio all'altezza della linea centrale del campo. Chiarella cerca di mettere in movimento Saitta, si impossessa del pallone Cara, ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro, il signor Francesco Azzara della sezione di Reggio Calabria. Abbiamo superato oramai la mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco, sempre 1-1 al comunale di Campo Calabro fra Campese e San Giorgio, risultato che premia in qualche modo la squadra di casa. Sì, fino a questo momento sì, sicuramente meritava qualcosina di più il San Giorgio, però va bene, sta tenendo bene la Campese nonostante sia a mio avviso nettamente inferiore tecnicamente anche come disposizione in campo. La classifica, come dicevo, non è assolutamente tranquilla per la Campese, sebbene abbia ricevuto 3 punti a tavolino dalla Lega per la partita con il Condocuri. Ha bisogno di racimolare altri punti preziosi la squadra di casa per la sua classifica. È una squadra comunque che sa farsi rispettare non soltanto fra le mura amiche ma anche in trasferta, a dispetto della sua anemica classifica. Sì, intanto vediamo che le due squadre stazionano a centrocampo, prendo io, prendi tu, e si va avanti e indietro nelle rispettive tre quarti. Saso dialoga con Pezzimenti, perde palla, c'è un lancio in avanti verso Costa, Franca Bollato in questa circostanza dal suo angelo custode, il centro mediano Cuzzola e sarà quindi la squadra di casa a rimettere lateralmente con questo lancio in avanti in direzione di Enrico. Insiste ancora in avanti la formazione locale che si è un po' rinfrancata, diciamo così, ha ripreso quota e coraggio dopo le spuriate iniziali degli ospiti. Sì, adesso riparte il San Giorgio, perde un pallone banalmente, riparte ma senza convinzione la Campese, si ripropone ancora il San Giorgio, diciamo questo è il motivo di questo finale di primo tempo. Cercava di incunearsi nel cuore della difesa avversaria Minniti, lascia spilare a bordo campo Mazzù, il gioco riprenderà con una rimessa da fondo campo, Guida che cerca di mettere in movimento i compagni, c'è un colpo di testa da parte di Speziale che spedisce il pallone in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. Ci avviamo verso il 35esimo minuto nel corso della prima frazione di gioco, 1-1 al comunale di Campo Calabro fra la Campese e il San Giorgio Extra. Insiste ora in avanti con questo colpo di testa di Manglaviti che non raggiunge Saso Rappocciolo, appostato un fantasma dell'area di rigore, appostato sempre lì pronto a colpire come El Buitre. Sì, come l'avvoltoio El Buitre. Sì, Saso Rappocciolo sicuramente avrà occasione di mettersi in mostra secondo noi
in questa partita, se non in questo primo tempo, nel secondo tempo sicuramente lascerà il segno. Cerca di incunearsi, ma ha già recuperato il centrocampo ospite, contropiede e questa volta ha rischiato grosso. Ha rischiato grosso il capitano locale, vedete che viene redarguito, era già ammonito, un secondo cartellino farebbe scattare l'espulsione. Farebbe scattare l'espulsione e sarebbero dolori per la squadra, per la Campese. Il gioco riprenderà con un semplice calcio di punizione a favore della formazione ospite. Ormai ci avviamo verso il 40° minuto nel corso del primo tempo, sempre 1-1 al comunale di Campo Calabro. Sì, ancora una manciata di minuti, però tutto può succedere. Grappolo di uomo in aria, solito schema, l'arbitro controlla che tutto sia in ordine. Sta per partire il cross, l'arbitro va a controllare che tutto sia in ordine nel cuore dell'area di rigore, si posiziona in posizione ottimale, parte un cross, esce il portiere, a branca impresa aerea, guida l'uomo ragno locale che nulla ha potuto però sulla punizione velenosa a effetto che si è infilata sotto l'incrocio dei pali. Sì, sì, si è visto, l'abbiamo rivisto in fotografia, lui si è disteso al massimo per cercare di fermare il pallone, ma era impossibile intercettare la traiettoria, per cui ha incassato il gol. C'è un fallo laterale decretato dall'arbitro a favore della formazione di casa e oramai mancano soltanto una manciata di minuti alla fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco al comunale di Campo Calabro, sempre 1-1 fra la Campese e la capolista San Giorgio. Campese che è riuscita a scrollarsi di dosso ogni timore riverenziale, ogni sudditanza psicologica e sta disputando la sua onesta partita. Sì, sì. Anche se il San Giorgio cerca di chiudere anche al primo tempo, questo primo tempo in vantaggio, sta attaccando in maniera anche ordinata e spesso e volentieri gli attaccanti del San Giorgio vengono fermati fallosamente, come in questo caso Sasso Rappoccio è stato atterrato in maniera fallosa, è stato ammonito anche il numero 4 se non sbaglio della Campese, Laganà. Terza ammonizione dell'incontro, quindi Caridi per il San Giorgio, Laganà e Cara. Ormai manca soltanto una manciata di minuti, come dicevo, alla fine del primo tempo, sempre 1-1 al comunale di Campo Calabro fra la Campese e il San Giorgio Extra. Sulla linea di battuta c'è Manglaviti, accanto a sé il difensore di fascia sinistra Paturzo, si allontana Manglaviti, quindi Paturzo breve rincorsa, parte un cross, c'è un colpo di testa da parte di Mazzù, perfeziona la Canà, ma dalla parte opposta aggancia con qualche rischio Ranieri, viene chiamato in causa il lontano Ienuso. Ancora Sartiano con questo tacco elegante, mette in fallo laterale. A momenti colpisco io di testa. Sulla linea di battuta c'è il difensore di fascia sinistra Paturzo con questo lancio in avanti, interviene Capitan Cara, ma insiste ancora la formazione ospite sempre con Paturzo. Manglaviti, cross sotto porta,
anticipa tutti i compagni e avversari. Mazzù, poi la Canà, questo è il solito Paturcio sul settore di sinistra, mette in movimento il laterale a sostegno, Belluno con questo lancio in avanti, spazza come lo spazzaneve a Courmayeur, Chiarella, cerca di guadagnare una rimessa laterale, se non un calcio d'angolo non ci casca, non abbocca, mette in fallo laterale Enrico, insiste ancora in avanti la formazione ospite con questo lancio sotto porta, spazza la difesa, ancora Enrico e questa volta non approfitta adeguatamente il centroattacco locale Costa. Sì sì, non ne approfitta perché è stoppato dalla difesa che stava per entrare, a dire il vero la difesa del San Giorgio stava per entrare in difficoltà, però ci ha messo una pezza il difensore. Uno contro uno. Sì, si stava creando una situazione pericolosa. Intanto il gioco è fermo, ormai si attende solo il doppio fischio di chiusura del primo tempo da parte dell'arbitro. Si è rialzato il giocatore, è rimasto infortunato, si trattava dell'ala sinistra Enrico, cercava di andarsene nel rappocciolo Franco Bollato, anche lui in questa circostanza si è visto poco in fase realizzativa. Sì, si è visto poco, però ha corso molto, ha sfiancato l'avversario, secondo me alla lunga lo metterà in serie difficoltà. Insiste ancora in avanti la formazione locale e ospite, pardon. Questo è chiaro. Pezzimenti, perde palla. E il fischio del signor Francesco Azzarà significa che c'è un calcio piazzato fuori dalla formazione di casa. Sì, un calcetto leggero sullo stinco, il fallo c'era, ha fatto bene l'arbitro a fischiare il fallo. Comunque il numero 6 ha fermato quella che poteva diventare un'azione pericolosa per la Campese. In un campo così e con una posta in palio abbastanza alta non ci si può aspettare esattamente una partita con le bollicine calcio champagne. No, però ci sono spunti notevoli, sicuramente un buon calcio. Sul piano agonistico però e su quello atletico, perché la partita è tutta lì. Sì, vediamo se reggono poi il ritmo il secondo tempo, però fino ad ora le squadre si sono dimostrate preparate anche atleticamente. Hanno speso parecchia birra di quella che avevano nelle gambe. Sì, birra e gazzosa sicuramente. Campo calabro in avanti, c'è stato un intervento aereo da parte del mezzo destro locale e l'arbitro decreta una rimessa laterale a favore della formazione locale della Campese. Ma che cazzo chiami? Ma che chiami, scemone? Ha rischiato ancora il capitano della Campese con un fallo da dietro, ha rischiato l'ennesima ammonizione, sarebbe stata la seconda. Ancora Sarriano, non aggancia Caridi, finta e doppia finta, se ne va il mezzo destro, un'azione molto
applaudi da, si trattava di Minniti e Manglaviti, con un po' di mestiere e di furbizia riesce a conquistare una punizione. Anche se la poteva dare, sicuramente l'azione sarebbe stata più pericolosa. Comunque ha guadagnato una punizione, buon per lui. Sarà una delle ultime possibilità per la formazione capo classifica di compiere il ribaltone, grappolo di uomini in area, l'arbitro si posiziona al solito nei pressi della porta in posizione ottimale, fischio arbitrale, parte un cross, spazza Mazzù. Ritarda di un attimo Costa, e poteva essere un'azione pericolosa. Sì, ma era difficile, era a tutta velocità, quindi era difficile appoggiarla. Ci ha provato, però va bene, ha guadagnato un fallo laterale. Vecchiamolo, pezzo di merda! C'è ora una punizione a favore della Campese. Siamo a una quarantina di metri da Ienuso, in posizione decentrata. Sì, la distanza è proibitiva, per cui sicuramente il numero 10, il capitano della Campese, opterà per un cross all'interno, all'altezza, diciamo, del dischetto del rigore. Poi lì quello che viene viene. Fitta barriera davanti a Ienuso, con i vari pezzimenti, Paturzo, Belluno, Cuzzola, Garidi, Speziale, Minniti, solo Rappoccio, parte il tiro, si accartoccia sul pallone Ienuso, un tiro telefonato, contropiede locale, tarda un attimino e finta e controfinta che richiama alla mente la famosa battuta di Bujadin Boskov, riferita a Benny Carbone, che diceva: con le finte sicuramente spiazza gli avversari, ma anche i compagni. Sì, sì, concordo. Concordo, sì. Poi vabbè, il numero 3 sicuramente non è un giocatore d'attacco, quindi ci ha provato, è andata così, va bene lo stesso. Ultimi scampoli di gara. Per quanto riguarda la prima frazione di gioco, il risultato è rimasto inchiodato sull'1-1 per i gol di Enrico e Sartiano, entrambi su calcio piazzato. Tiro, ha avuto l'ottima occasione la squadra ospite per compiere il ribaltone. Grande occasione, si è liberato benissimo a tu per tu col portiere, ha tirato un piattone troppo centrale, il portiere non ha avuto difficoltà, era l'ultimo secondo, poteva chiudere il San Giorgio il risultato in vantaggio, comunque 1-1. Vedremo questo secondo tempo, che sicuramente sarà un tempo aperto a qualunque risultato. Ringraziamo per la cortese attenzione la linea al regista Dario Amodeo.